Ciao a tutti. Aspettiamo. Pietro Metto, possiamo iniziare. Ok, Ciao. ciao, 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 tutto Come bene? stai? Bene. Bene, grazie, tu? Ottimo. Stanchi per la quarantena, però. Purtroppo. Vabbè, purtroppo non possiamo farci niente, esatto. È andata così, quindi, quest'anno. Vabbè, vedremo. Vedremo come si evolve la situazione. Speriamo che lei riparta più presto. Speriamo di sì, dai. Speriamo di sì. Sarà un po' dura, Speriamo però ripartiremo. che in teoria è più facile mantenere il distacco, forse il pubblico è l'unico problema. Quello sì, sicuramente sì. È un problema da gestire. Però alla fine credo che bisogna avere anche un buon senso, insomma, e aver fiducia del buon senso, ecco. Sì, credo sì. Aspettiamo un attimo che sto un po' di persone, possiamo iniziare con l'intervista. Nel caso in chat ci facciano le domande, io te le leggerò, sei Sì. d'accordo? Vedremo. Sentiamo ancora. E Saluto da qui. intanto. Ah, se ci sei si può iniziare. Ok. La prima domanda ci sarà fatta è come è nata la tua passione per il mondo del rally? Allora, io sono sempre stato appassionato di auto in generale, di motori, qualsiasi cosa che avesse un motore. E poi non so per quale motivo, ma mio papà un giorno, quando ero in seconda elementare più o meno, mi ha portato a vedere un po' di macchine in prova speciale al Bassano, che era lì di casa mia, e da lì mi sono innamorato follemente di questa disciplina, e poi di lì sono un po'. Vabbè, da spettatore ho visto tante gare, eccetera, quando ero più piccolo e poi a 16 anni ho iniziato come ragazzo dell'assistenza, diciamo, lavavo i vetri e smontavo le gomme e quindi già lì un po' sono riuscito ad entrare, in questo mondo un po', da partecipante, ecco, non solo da spettatore. E poi, tramite conoscenze, eccetera, eccetera. A 19 anni ho avuto l'occasione di poter iniziare a correre inizialmente con un mio amico che era anche mio vicino di casa, con la quale abbiamo scritto note a caso, tra virgolette, ma giusto per imparare un po' il mestiere e cercare di crearci un nostro metodo di note, anche pur non sapendo che un giorno avremmo potuto correre, però era un nostro sogno, quindi tra virgolette ci siamo fatti trovare pronti quando si è potuta realizzare la cosa. Che auto careggiato la prima gara? La prima gara è stata al Rally Città della Quercia, era agosto 2011, io avevo 19 anni, e con una Saxo N2, il pilota era Matteo Baldo. Un ragazzo con la quale ho corso fino al 2015, sì, e poi lui ha smesso per motivi di lavoro e quindi io poi ho continuato. Però abbiamo fatto più o meno 15-20 gare insieme, sicuramente. 15 gare sicuramente. Ok. Abbiamo iniziato con l'N2, con la Saxo, poi 106, Clio N3, poi siamo passati alla C2 Super 1600. Bellissima, e poi la Peugeot 208 R2. Ok, come ti sei sentito il primo giorno, la prima volta che hai fatto rally? Ma sicuramente la prima gara, il primo giorno è stata un po' tutto, diciamo,
Sì, un'emozione nuova, perché eravamo tutti e due al debutto, nessuno dei due aveva mai corso. Sicuramente ci eravamo preparati prima di iniziare a correre, perché comunque io avevo fatto un corso da un nostro amico navigatore, Lucio Baggio. Lui aveva fatto il corso da Vittorio Canova, quindi sapevamo un po' com'era il mestiere, però sai anche tu che saper la teoria e poi applicarla è un altro paio di maniche. E sì, no, beh, la prima prova speciale è andata bene, diciamo, anche se non sappiamo per quale motivo, ma abbiamo spento la macchina, non riuscivamo più a riaccenderla a fine prova, e poi alla fine ho trovato un qualcosa che si era aveva cambiato la posizione, quindi non faceva partire la macchina. Però siamo giunti al traguardo, non abbiamo fatto danni, quindi è stato un buon inizio, ecco. Tanto essersi divertiti. Ah, quello sicuramente tanto, sì. Poi ci facevo anche un'altra domanda: qual è il rally più bello a cui hai partecipato? È difficile da dire, ce ne sono tanti di bellissimi. Io, come mia opinione personale e anche per il mio piacere, la mia passione nel viaggiare, e tendenzialmente preferisco le gare all'estero, perché riesco ad unire la passione per le gare, per i rally, e anche la mia passione per viaggiare. E quindi vedere posti nuovi, essere a contatto con persone che parlano un'altra lingua, essere in un paese dove parlano una lingua diversa dalla tua, eccetera, a me piace molto. E quindi diciamo che ho un legame particolare con qualsiasi gara all'estero, però senza nulla togliere anche con le gare in Italia. Però non so, ce ne sono tante gare belle. Sicuramente le più belle, vabbè, Azzorre per i posti spettacolari in cui si transita. Anche, mi piacciono molto anche le gare in Scandinavia. Ho avuto l'occasione di correre in Lettonia, in Estonia, in Finlandia. Ho fatto tante gare anche in Germania. Nel 2018 ho avuto la fortuna di correre in Australia, però anche in Grecia, bellissime. Sono tutte belle le gare all'estero. Fa A me tutto il piace. mondo, quasi. Sì, dai, ho avuto questa fortuna, questo privilegio. Visto che ne hai fatti molti, qual è il sogno che rimane di questi rally? Uno particolare che vuoi fare? Sicuramente il safari. A me piacciono le gare quelle dure, per me i rally sono terra o neve, insomma, fondi a basso grip, quindi sicuramente mi piacciono le gare quelle spaccamacchina un po', quindi Grecia ci ho corso, solo nello storico, però abbiamo fatto delle prove di terra che venivano usate nel mondiale, quindi è stata una bella gara. E sicuramente il safari, anche se sono consapevole che il safari che può esserci ai giorni d'oggi è completamente diverso, e sicuramente sarà molto ridotto a livello di chilometraggio delle prove rispetto a quello che era negli anni 90, ecco. Allora, in chat ci scrivono. Simone Vello, buon pomeriggio Pietro, secondo te quando ripartiamo? Ciao bello. Non lo so, bella domanda, ci vorrebbe la sfera di cristallo. Non lo so, spero di partire in qualche modo al più presto, però non c'è nulla di certo al momento. Qual è stata la tua prova speciale più complicata? Sicuramente le prove lunghe sono le prove che mettono più in difficoltà il navigatore e anche il pilota, a livello di concentrazione, a livello di sforzo fisico, perché comunque in macchina da gara, soprattutto nel periodo estivo, fa molto caldo, quindi poi ci sono i finestrini che sono piccoli piccoli nelle macchine moderne, quindi non c'è molto molto circolo d'aria in macchina. E non ne ho una in particolare, però vabbè, sicuramente non ne ho uno in particolare, però quelle lunghe, anche se non le temo, però sono difficili
E poi sono molto difficili, dipende dalla conformità della strada, però è molto difficile, tipo le gare in Friuli, dove ci sono migliaia di curve e non c'è un rettilineo neanche a pagarlo oro. E quindi lì è molto difficile mantenere il ritmo e creare il ritmo, per fare guidare in maniera fluida il pilota. Quindi Sì, non questo dipende poi. molto dalla lunghezza, dipende più che altro dalla conformità della strada, ecco. E quanto un attimo di alzare la testa. Esatto. Sì, dove lì bisogna fare la differenza perché bisogna essere bravi a sentire la macchina, tra virgolette, con il culo, e perché non abbiamo la possibilità di guardare fuori. E comunque nelle macchine, diciamo dal Super 2000 all'R5, la WRC, il navigatore vede molto poco la strada, perché la posizione del sedile ha pochissime regolazioni. La posizione del sedile è bassa e ha pochissime regolazioni. E quindi si vede poco e bisogna sviluppare, diciamo, questo sesto senso nel capire con il culo e far sensibilità per capire dove si è e cosa sta facendo il pilota senza vedere fuori. Purtroppo nei paesi stati ci sono anche gli incidenti. Qual è stato il tuo più brutto incidente che hai fatto? Sinceramente non ne ho di uno in particolare, sicuramente il più scenografico, diciamo, può essere stato Sanremo del 2017, dove correvo con Simone Campedelli e siamo rotolati giù per i terrazzamenti che costeggiano le prove di Sanremo, durante la prova lunga, la ronde di notte. Quello non è stato molto bello. Però sinceramente sono fortunato, non ho mai avuto paura e quindi non mi sono scioccato, diciamo, ecco, non ne ho uno in particolare. Perché hai scelto di diventare pilota e non navigatore non pilota? All'inizio, ovvio, qualsiasi appassionato di auto, di motori, pensa che il pilota sia il protagonista. E quindi tutti sognano di diventare piloti, eccetera. Però all'inizio, per questioni economiche, mi ero reso conto che diventare pilota era comunque molto costoso, non ne avevo la possibilità. Io arrivo da una famiglia normalissima e quindi a me bastava entrare nel mondo del rally, mi interessava entrarci da partecipante, all'inizio come meccanico, ragazzo dell'assistenza che smontavo solo le gomme, lavavo il parabrezza e pulivo la macchina dal fango e poi come navigatore. E però non è stata assolutamente una scelta di ripiego perché all'inizio, ancora prima di iniziare, mi ero reso conto che avrei potuto fare quello e che comunque mi piaceva. E poi andando avanti con le gare, con l'esperienza, ho valorizzato molto la professione del navigatore e il ruolo del navigatore. E quindi se mi dicessero scegli se fare il pilota o il navigatore, sceglierei il navigatore in questo momento. Ok, hai mai corso da pilota? Se no, ti piacerebbe farlo? No, sinceramente non ho mai corso da pilota e sì, forse magari un giorno proverò a fare una gara se ne avrò la possibilità, così per divertimento e basta. Però non ho mai corso da pilota, a parte, vabbè, qualche videogioco, eccetera, ma non ho mai fatto una gara da pilota vero. Ho girato qualche volta in pista, ma basta. Il Macchine da commento ci rally ne ho scrive. guidate, però non ci ho mai corso. Guardate. Poi ci scrivono: ciao Pietro, chi è il pilota più veloce con cui hai corso? È difficile da dire. L'anno scorso sicuramente con Crugnola, è quello con cui ho vinto più prove speciali in assoluto.
E quindi se devo dire, dare una risposta con lui al momento. E, però ogni pilota mi ha dato qualcosa e quindi non c'è, cioè, non posso dire preferisco uno al posto dell'altro. Sicuramente con Andrea c'è un ottimo feeling e l'anno scorso a livello di prestazione siamo stati fortissimi. Ci scrivono molto nei commenti. Stefano Pudda, ciao Pietro, quale gara hai iridiato ti ha colpito di più? Quale gara iridata? Iridiata. Iridata, scusami. Se lui intende gare del mondiale, non capisco se intende gare del mondiale o. Ma sicuramente Monte Carlo è una gran bella gara, però. Le gare ad alto livello sono tutte belle, perché ognuna ha le sue Ci caratteristiche. scrive WRC. Cosa? Ci scrive Sì, WRC. VRC, ok. Di quelle a cui ho partecipato, cioè ho lasciato il cuore, diciamo, un po' in Australia, perché comunque è un posto non così comodo dall'Italia. E essere lì dall'altra parte del mondo a correre in posti bellissimi all'interno della foresta australiana con i canguri che attraversano la strada, sono delle situazioni a cui non siamo abituati, tutte nuove per noi, e quindi sicuramente lì ci ho lasciato il cuore. Però ritengo che ogni gara del mondiale sia diversa. E che ognuno abbia le sue caratteristiche, per fortuna. Il mondiale è molto vario e quindi, ecco. Poi le altre gare, anche Germania, è molto bella. Alla fine di gare mondiali ho fatto Monte Carlo, Germania, Australia e Sardegna. Però spero di farne altre nei prossimi anni. Speriamo. Poi ci scrivono ancora nei commenti, Sara. Ciao Pietro, come ti è sembrato il club Master Showroom 19 con pioggia e fango? Non era una situazione facile. Sicuramente preferisco le gare asciutte dove si può scendere dalla macchina senza sporcarsi o senza prendere la pioggia. Però è stata molto difficile, soprattutto perché il Prealpi Master Show sembra una gara facile e banale, ma poi non è così facile fare la differenza per andare forte e quindi vincere. Non è poi così facile. Diciamo la conformità del percorso, se uno la guarda, dice una cavolata, ma invece far la differenza è ancora più difficile col percorso, tra virgolette, facile. E le condizioni di quest'anno, con molte pozzanghere, molto fango, era difficile leggere il terreno, quindi capire dove c'era grip oppure no, e poi c'erano un sacco di imprevisti che potevano succedere, come il passare attraverso una pozzanghera e ti si appannava il parabrezza in 2 secondi. Quindi c'erano anche quegli imprevisti da calcolare. Quindi condizioni meteo quasi estreme, si Sì, può definire. sicuramente sì. Sì, beh, c'era lo shakedown che era praticamente impraticabile. Ci passava 50 all'ora, 60 in mezzo. Serviva un motoscafo, non una macchina da rally, neanche un VRC. Il motoscafo serviva. Beh, ci scrivono qua nei commenti, Rally Mania, preferisci finestrino a quadro o finestrino intero? C'è anche il finestrino intero, non è che puoi tenerlo aperto completamente durante la prova speciale. Sicuramente finestrino intero, se devo essere sincero, perché magari in trasferimento lo apri del tutto e fai circolare un po' di aria. Finestrino a quadro esteticamente è molto bello, però quello intero sì, in trasferimento almeno in estate fai girare aria, è più fresco magari. Poi c'è un'altra domanda che mi hanno fatto, qual è il pilota con cui ti sei trovato meglio? Come ho detto prima,
non c'è nessuno, cioè con alcuni mi sono trovato meglio che con altri sicuramente, però non mi va di esprimere nessuna preferenza. Sicuramente da ciascuno dei miei piloti ho colto degli aspetti che magari hanno arricchito la mia esperienza personale e professionale e sicuramente mi hanno fatto crescere in qualche modo o mi hanno fatto capire che determinate cose vanno fatte oppure no. Basta. Poi ci fanno molte domande, come ti sei trovato con Vita? Sicuramente è stata una bella stagione per me. Ho avuto la fortuna di essere al suo fianco nell'Europeo Junior e quindi facendo tutte le gare all'estero, ad eccezione di Roma. Abbiamo corso con due team diversi, non italiani, quindi c'era l'incognita della lingua e siamo riusciti a gestire al meglio il tutto. E abbiamo avuto anche l'occasione di conoscere un team molto professionale nella seconda parte. Il secondo team è stato molto professionale, ecco, perché le prime due gare le abbiamo fatte con un team, poi abbiamo cambiato e abbiamo fatto il resto con un team ungherese. E abbiamo avuto l'occasione, sì, di conoscere una realtà estera. Per vedere come lavorano, eccetera, eccetera, di confrontarci comunque con gente molto professionale. E sì, posso dire che è stata una bellissima stagione. Come hai conosciuto Grugnola? Beh, Crugnola lo conoscevo perché comunque nel mondo dei rally più o meno ci si conosce un po' tutti, o di vista o ci si incrocia nei parchi assistenza o durante le verifiche. Comunque io lui lo conoscevo perché quando ho iniziato a correre lui era uno dei giovani più veloci e più promettenti, quindi l'ho sempre seguito. Poi vabbè, facendo gare in comune magari ci trovavamo, poi mi ricordo siamo andati a fare il supercorso. Uno stage del supercorso del 2014, se non sbaglio, a Vallelunga, e lì ci eravamo un po' conosciuti. Mi ricordo che ci eravamo trovati a mezza strada e avevamo fatto parte del viaggio insieme con il suo navigatore dell'epoca ed un altro pilota con la quale io ero il supercorso. E poi, comunque, vabbè, così. E poi da inizio 2018 abbiamo iniziato a lavorare insieme per Scuderia De Adamic, che è una scuola di guida sicura in pista. E quindi lì abbiamo avuto l'occasione di affinare il nostro rapporto di amicizia e di collaborazione da colleghi, diciamo. Ci siamo trovati a trascorrere molti giorni insieme, poi ci trovavamo sempre, c'era intesa, diciamo. E poi l'anno scorso, a gennaio, mi è arrivata la telefonata che non mi sarei mai aspettato, sinceramente, però è arrivata e sono stato molto contento. Diciamo che c'era l'incognita dal punto di vista professionale nei rally, ma non c'era l'incognita dal punto di vista personale nel rapporto, ecco. Ok, ora invece com'è il tuo rapporto con lui? Ah, sicuramente c'è un ottimo rapporto, ci sentiamo anche in questo periodo, ci sentiamo spesso anche per cavolate, quindi no, ci sentiamo spesso. Purtroppo siamo costretti a stare distanti sia l'uno dall'altro che dalle gare e dai rally in generale, però ci sentiamo comunque molto spesso, se non tutti i giorni, quasi, e via messaggio, eccetera, e basta, perché comunque lui abita in un'altra regione, abitiamo più o meno a 3 ore di macchina di distanza, quindi non è possibile trovarsi. Ci scrivono nei commenti Matteo D'Arca. Ciao, mi saluti e poi una domanda. Verrà di Sperlonga? Ciao Matteo, sinceramente il rally di Sperlonga non l'ho mai fatto. Però mi sarebbe 2 anni fa, se non sbaglio, ci sono stato vicino,
però alla fine non sono riuscito a venire. Però sicuramente è una bella gara. Il posto è bellissimo. Ci sono stato a Sperlonga prima del rally di Roma con Andrea, che siamo partiti un giorno prima per fare mezza giornata al mare insieme e siamo andati a Sperlonga. Magari un giorno verrò, non lo so. Speriamo che si torni a correre. Esatto, Ci può più che altro essere. perché è sempre nello stesso weekend o vicino al Prealpi Master Show, che è praticamente a mezz'ora da casa mia, quindi di solito per quella gara lì sono sempre occupato, però magari qualche volta può essere che nei Forse prossimi quest'anno, anni, esatto. con tutte queste mutazioni nelle gare, purtroppo. Vediamo, esatto, magari non ci saranno così tante gare lo stesso weekend, quindi. Può essere. Forse. Poi ci puoi raccontare la tua esperienza nel C2019? Sicuramente è stata una bella stagione, ricca di soddisfazioni. Diciamo che io avevo già fatto il CIR nel 2017 con un altro pilota, e poi nel 2018, vabbè, ho corso prevalentemente all'estero. Nel 2019 con Andrea. Diciamo che abbiamo subito fatto vedere che potevamo essere molto veloci. Siamo stati un po' sfortunati a volte abbiamo Ciocco. sbagliato noi, però sicuramente Andrea ha raccolto i frutti che aveva seminato nel 2018 nell'italiano, perché il 2018 per lui, che correva con un altro navigatore, è stato il primo anno a tempo pieno nel CIR con una vettura da assoluto e quindi 2019 doveva esserci un po' una conferma, no? E quindi abbiamo confermato che comunque siamo stati più veloci, abbiamo vinto più prove speciali di tutti e poi alla fine siamo stati in lizza per il titolo fino all'ultima prova speciale dell'ultima gara, quindi abbiamo dimostrato di essere competitivi. Poi scappa un casino l'ultima gara, purtroppo. Vabbè. Qual è il rally migliore del CIR? Non ce n'è uno, sono tutte gare belle. Roma è molto bella perché ovviamente Roma è un contesto unico al mondo e quindi passare in quei posti, in centro a Roma, transitare con la parata, con la macchina da gara è veramente esclusivo e anche le prove speciali comunque sono molto belle perché ogni prova speciale è diversa, non ce n'è nemmeno una che si assomiglia e poi c'è molta differenza tra le prove del sabato e tra le prove del venerdì, scusa, e quelle del sabato e quindi non si può mai sapere se uno ha l'assetto giusto, non è detto che tu hai, diciamo, il setup giusto per la macchina per il primo giorno che vada bene anche per il secondo. Devi comunque fare delle modifiche perché la conformità delle strade cambia molto. Diciamo, di solito il primo giorno è composto da prove speciali con strade molto strette, curve corte, sporco, e invece il secondo giorno le prove sono più larghe e più veloci. Quindi diciamo le variabili sono tante, ecco. E però Molto anche non vedevo complicato. l'ora sinceramente di fare il 1000 miglia quest'anno, perché è una gara che mi piace molto a livello di prove speciali e poi anche comunque come storia della gara è molto importante. Però se posso essere sincero non ne ho una che mi piace di più rispetto ad altre. Forse ecco, quella che mi piaceva meno era l'Alpi Orientali, perché a me sinceramente quelle prove lì non mi piacciono tanto. Preferisco le prove un po' più veloci. Ok. Ambrosio Pirelli ci fa una domanda: meglio rally del Ciocco o il Targa Florio? Non esprimo una prevalenza perché tutti e due sono
sono delle gare molto caratteristiche. Ciò che posso dire che ho un bel ricordo perché è stata la mia prima vittoria assoluta nel 2017, e però anche Targa è una gran bella gara, il pubblico siciliano è fenomenale, veramente. Okay. Poi che rivali che temi di più nel CIR? Tutti i piloti che sono tutti i primi quattro piloti che c'erano l'anno scorso, tre piloti che c'erano l'anno scorso, insomma. Non ce n'è uno in particolare, la concorrenza è molto alta, si è visto negli ultimi anni il campionato, anche con la formula dei punteggi, degli scarti, eccetera. Il campionato italiano si è sempre quasi giocato all'ultima prova speciale dell'ultima gara, quindi tutti sono temibili, tutti quanti. L'importante è essere davanti. L'importante sì. Poi Julian Sane come ci scrive: cosa ne pensi della marca? È una gara molto bella, diciamo che è una gara vicina a casa e quindi tutte le gare a casa hanno un sapore particolare, però è molto bella. Le prove sono belle, varie, lunghe, e poi è caratterizzata sempre da imprevisti perché il meteo cambia sempre molto velocemente e quindi è una gara molto, molto bella. Anche l'organizzatore organizza sempre molto bene, non cura i dettagli, quindi no, è una gara bella. Poi ti sei trovato meglio con la Polo R5 o con la Fabia R5? Sicuramente la Polo era una macchina un po' più recente, diciamo, ecco, rispetto alla Skoda. Però, se devo essere sincero, non ne preferisco nessuna delle due. Esteticamente, ok, mi piace di più la Polo, però a livello di sensazioni sono due macchine diverse. A sensazioni, quando sei seduto in macchina, ricevi delle sensazioni diverse tra Skoda e Polo. La Polo è tendenzialmente più piatta e sembra più bassa, invece la Skoda un po' più... si muove un po' di più, però comunque se devo essere sincero, ora come ora mi basta una macchina da rally qualsiasi. Penso tu. L'astinenza. Poi, siccome quest'anno dovevi correre in Citroen, sì. se si fa, come ti sei sentito quando è arrivata la proposta di correre con la Citroen? Sicuramente è stata una grande emozione, perché il sogno di qualsiasi pilota o navigatore appassionato di rally che inizia a correre nei rally è ovviamente di entrare a far parte di una squadra ufficiale un giorno. Quindi avere questa proposta che si è concretizzata, purtroppo non si è riusciti ancora a fare nessuna gara a parte un piccolo test, però è stato sicuramente il raggiungimento di uno degli obiettivi che mi ero posto quando ho deciso di concentrarmi sui rally nella mia vita, ecco. Però sicuramente non è un arrivo, ma è una tappa, ecco. Non è un traguardo, perché è facile, tra virgolette, è facile, non è facile arrivare sulla cresta dell'onda, però è altrettanto difficile rimanerci a cavallo dell'onda, quindi non è poi così scontato che rimanere lì, ecco. Bisogna sempre migliorarsi e aggiornarsi costantemente. Come hai detto anche te, con la C3 hai fatto soltanto test e nessuna gara, anche se corto come test. Come vi siete trovati con la macchina, con il team? Il primo contatto con la macchina è stato molto, molto positivo. Diciamo che siamo stati un po' sfortunati perché
La giornata di test è stata molto, molto piovosa. All'inizio avevamo, pioviginava, c'era la strada bagnata e quindi abbiamo potuto provare a fare un po' di chilometri senza troppi problemi. Comunque provarla sul bagnato ci poteva stare. Poi però verso metà giornata è iniziato a piovere troppo che addirittura non, c'erano i meccanici che non riuscivano a star fuori quasi, cioè erano lì che tenevano il gazebo, c'era talmente tanto vento e talmente tanta acqua che scendeva che ci siamo chiusi dentro il camion e siamo stati lì perché era impossibile fare qualsiasi tipo di test, ecco, anche star fuori era impossibile. Puoi venire a vedervi. Anche venire a vedervi, sì, sì. Però comunque c'era molto un po' di gente, c'era. Sì, c'era qualche spettatore, c'era nella prima parte del test, poi quando abbiamo sospeso tutto, c'è anche per loro che rimanevano fuori, erano bagnati fradici, poverini, e sono andati a casa. Poi, qual era la tua auto preferita sulla quale hai gareggiato? Beh, sicuramente le WRC. Le WRC sono macchine esclusive, sono delle super macchine. E quella che mi è piaciuta di più è stata la DS3 WRC, però anche la Fiesta sulla terra, ho avuto la fortuna di correrci sia sulla terra che sull'asfalto con la Fiesta WRC, è una bellissima macchina. E sì, posso dire la DS3 WRC al momento. Qual è la migliore auto da rally tra le 5 WRC secondo te in generale? Forse ora come ora le WRC, diciamo che si possono noleggiare in Italia o anche all'estero, insomma, sono forse a parità di prestazioni rispetto alle migliori R5 che ci sono, le più aggiornate, ecco. Infatti si può vedere, tipo al Prealpi Master Show, senza nulla togliere a Simone Tempestini, però forse era più facile gestire la situazione con un fondo così sdrucciolevole con un R5 che con una WRC. Perché con la WRC, essendo molto più nervosa, si faceva fatica a scaricare i cavalli a terra e quindi eravamo, tra virgolette, svantaggiati. Però se uno guardava l'elenco iscritti e vedeva che c'ero io con Edoardo Bresolin con la WRC e gli altri con l'R5, uno diceva, ah, vincono a mani basse perché c'hanno la WRC che è superiore. Invece no. Però sì. Sicuramente le Plus son migliori, c'è poco da dire, però la WRC Plus non l'ho mai provata, non ho mai avuto questa fortuna. Speriamo in futuro. Esatto, speriamo in futuro. Poi, visto che il CIR si corre in Toscana due volte, sia per il Ciò che per il Tuscan, sì. Qual è la prova più bella asfaltata e qual è quella più bella sterrata? In Toscana? Sì. Ma allora, sterrata non ho dubbi, però la prova lunga del Tuscan è fantastica, bellissima. La prova lunga, sì. E poi in asfalto posso dire che mi piacciono molto le prove del Ciocco, la Coreglia, molto bella. Ma mi piacciono anche le corte e poi anche le prove del Casentino a me piacciono, però non ne ho una in particolare. Cioè, ovvio, la Talla è bella tosta, soprattutto di notte, bella. Immagino. Poi, quanto è importante secondo te per un navigatore essere poliedrico? Cioè passare da navigatore da vetture diverse? Allora, se dipende da uno cosa vuole fare.
perché se uno vuole intraprendere il ruolo del navigatore e correre solo con un pilota, non è poi così importante. Ma se invece una persona vuole diventare navigatore e ambire a crescere di livello e quindi correre con tanti piloti, cercare di accumulare più esperienza possibile, e l'esperienza la si fa solo facendo tante gare, e anche con diversi piloti, bisogna essere, sì, come dei camaleonti, diciamo, cambiare a seconda della situazione in cui ci si trova. Bisogna avere un grande spirito di adattamento e soprattutto bisogna cercare di adattarsi alle esigenze del pilota, perché ogni pilota è diverso, ogni pilota ha il suo sistema di note, e ogni pilota vuole ricevere le note in modo diverso, non tutti siamo uguali, e ci sono alcuni piloti che vogliono un sacco di le note un sacco in anticipo, addirittura magari sequenze di 3-4 note, 3-4 curve in anticipo, altri vogliono praticamente la curva che sono in procinto di fare, e quindi bisogna sapersi adattare velocemente, soprattutto perché la maggior parte delle volte, per impegni lavorativi eccetera, non si ha molto tempo da trascorrere con il pilota prima dell'inizio della gara. Il 99% dei casi si sale in ricognizione, si fanno i 3 passaggi e poi magari, se hai la fortuna, fai qualche giro di shakedown e poi è subito gara. Quindi se in ricognizione vengono fuori dei problemi, tra virgolette, o il pilota ti dice guarda, io preferisco far così, preferisco che mi dici le note colà, eccetera, bisogna cercare di adattarsi velocemente, esatto, perché poi sei in gara, e in gara è difficile gestire la cosa, perché in ricognizione puoi essere concentrato magari anche sul fatto di soddisfare questa esigenza richiesta dal pilota, in gara è un po' più difficile, ecco. Quindi magari se riesci ad abituarti in ricognizione, poi in gara ti trovi meglio. Quindi bisogna sapersi adattare. È anche una caratteristica di un buon navigatore, credo. Perché deve esserci uno spirito di adattamento, sì, sia a livello del pilota che anche a seconda delle situazioni in cui ci si trova. Bisogna adattarsi, a volte ci si trova ad affrontare delle gare molto ben organizzate, e quindi il ruolo del navigatore, tra virgolette, è facile dal punto di vista logistico, gestione dei tempi, degli orari, degli spostamenti eccetera. Altre gare invece sono totalmente disorganizzate, quindi il navigatore deve fare del lavoro in più e quindi bisogna sapersi adattare, esatto, e sapersi muovere sempre in qualsiasi situazione. Cosa si può fare l'istruttore di guida per preparare nuovi piloti? Allora, io lavoro in una scuola dove non ci sono solo piloti come clienti, piloti professionisti o comunque gente che vuole ambire a diventare pilota. Sicuramente a volte mi trovo ad insegnare anche delle cose base che possono servire nella guida e a migliorare la guida, soprattutto dal punto di vista della sicurezza nella vita di tutti i giorni, non solo in pista o in prova speciale. Però tante volte questo lavoro mi aiuta quando mi ritrovo a correre con dei piloti, diciamo, nuovi, che hanno appena iniziato a correre, che quindi stanno cercando un navigatore con esperienza, e quindi mi ritrovo, diciamo, non solo a dettare le note, ma anche magari a dare qualche consiglio di guida, perché ne hanno bisogno. Perché ci sono delle sequenze di movimenti da fare in pista o che vengono insegnate nei corsi di guida sicura eccetera eccetera, che sono gli stessi che poi in prova speciale ti fanno andare più forte e anche in maniera più sicura, senza rischiare per niente, perché tante volte ci sono dei piloti che magari per fare 3 chilometri fanno
20 rischi di buttarti in mezzo al bosco, però alla fine comunque prendono un minuto e mezzo, cioè 20 secondi a fine prova. E se invece tante volte è meglio guidare meglio, con più cervello, e i tempi vengono fuori da soli. Quindi tante volte mi trovo ad insegnare queste cose nel mio lavoro e anche poi in gara con piloti, insomma, poco esperti. Poi, cosa ne pensi rally in pista come proposta di AC Team per far ripartire la stagione? I rally in pista non sono rally veri, ecco, premetto questo. Premetto che in questo momento possiamo trovarci di fronte a scegliere di procedere con una soluzione provvisoria. Quindi può essere una buona soluzione per far ripartire la ruota, insomma, perché comunque i noleggiatori hanno bisogno di noleggiare le macchine perché sono ferme sui cavalletti. I noleggiatori hanno bisogno di pagare i meccanici, di pagare i dipendenti, pagare gli affitti, i piloti hanno bisogno di correre, e gli organizzatori anche. Però bisogna cercare di trovare una soluzione provvisoria affinché non si sistema il tutto, e non sarà sicuramente una cosa immediata, quindi può essere che dovremmo, tra virgolette, non rassegnarci, però adeguarci e chiudere un po' gli occhi e dire vabbè, intanto si può far questo, piuttosto di niente meglio piuttosto, ecco. Anche se come assetto la macchina sarebbe troppo morbida per la pista. Sì, vabbè, però comunque gare in pista se ne sono sempre fatte negli ultimi anni, quindi non ci sono problemi. È il minimo, è il minor dei problemi. Ecco. Chi è il tuo idolo? Sicuramente qualsiasi navigatore che ha vinto qualcosa nel mondiale o che è riuscito a fare della propria passione il proprio lavoro al 100%. Quindi ogni navigatore che è all'interno di una casa ufficiale e che è stato seduto in una VRC o in una macchina d'assoluto nel mondiale negli ultimi anni, o anche insomma negli anni passati, da sempre, quindi tutti i grandi, ecco. Sicuramente c'è qualcuno che magari mi piace di più, altri mi piacciono meno, però comunque sono sicuramente dei miti, perché se uno sa quello che costa, tra virgolette, arrivare lì, sono veramente dei grandi. Ho visto che prima abbiamo accennato il futuro, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Quest'anno dovevo fare il campionato italiano con Andrea Crugnola nel portacolori di Citroën Italia, però al momento non siamo riusciti a partire per l'emergenza del virus. E poi avevo in mente, in programma, qualche altra gara storica, ma poi si è bloccato tutto, quindi nulla di sicuro al momento. Quindi è difficile fare programmi. Speriamo. Però ora come ora è difficile fare programmi, perché i calendari si stanno tutti stanno cambiando di settimana in settimana. Quindi non si sa. Si risolva tutto almeno. Speriamo, sì. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Sicuramente mi senti? Ah, io sì. Ok. Sei bloccato per quello. Allora, sogno del cassetto, sicuramente essere in un sedile ufficiale nel mondiale.
arrivare al top. E poi sì, basta, al momento, che sia con un pilota italiano o anche con un pilota straniero. Una domanda, in caso non ce ne facciano altri, qual è, consigli per chi vuole intraprendere questo sport? Allora, dipende sempre da uno cosa vuole fare, se vuole correre così per divertimento una volta all'anno, due con l'amico, così per fare un weekend diverso, è un conto. Se invece uno vuole partire perché è appassionato veramente, vuole, si è posto degli obiettivi o vuole comunque raggiungere degli obiettivi, gli consiglio di intanto essere umile. E non che se uno ha fatto due gare e magari la terza sale sull'R5 è arrivato. E poi il mio consiglio è di formarsi anche prima di iniziare a correre. Io mi sono formato facendo dei corsi specializzati per navigatori prima di iniziare a correre, dopo ne ho fatto un altro da un'altra persona dopo una cinquantina di gare. E dopo ne ho fatto un terzo dopo quasi 90 gare, e da persone diverse, persone che stimavo e che pensavo che mi avessero potuto aiutare a migliorare in qualcosa che magari non riuscivo a migliorare, ecco. E sicuramente formarsi, essere umili, cercare di correre il più possibile, fare più esperienza possibile con qualsiasi macchina e basta, impegnarsi, perché è una professione, è un ruolo difficile, il ruolo del navigatore non è poi così facile, e non pensare che il ruolo del navigatore sia solo leggere le note in prova speciale, gestione orari, controlli orari, gestione delle ricognizioni, eccetera eccetera. Il più difficile di tutti, diciamo che non è più difficile, però se possiamo dire, a livello mentale e di concentrazione è molto difficile, perché se consideriamo una giornata di gara, il pilota, tra virgolette, nelle fasi di trasferimento può anche rilassarsi, diciamo, no? Comunque è concentrato per la sua gara, eccetera, però non è in prova speciale, non è teso quanto il navigatore, che comunque da quando sale in macchina alla mattina fino alla sera, quando consegna la tabella all'ultimo CO, è sempre con la concentrazione al massimo. Quindi diciamo che il navigatore deve fare tutto ciò che riguarda il rally e il pilota deve pensare solamente a guidare, basta. Premere i tre pedali e girare il volante e tirare la leva del cambio o del freno a mano, stop. Il navigatore deve fare tutto il resto. Non è una cosa che dico per spaventare la gente, però... dovrebbe essere così, insomma, io penso che debba essere così. Sì, sì, no. Perché il pilota deve essere nelle condizioni. Il pilota deve essere nelle condizioni per essere il più tranquillo possibile, aver meno pensieri possibile, e fidarsi ciecamente, cioè fiducia reciproca alla fine. E quindi deve essere nelle condizioni di pensare solo ad andare più forte possibile, basta. Sì. Non abbiamo finito, se non ci sono altre domande. Perfetto. Grazie per aver partecipato. Grazie a te, grazie a chi c'era ad ascoltare l'intervista. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, 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 ciao. E vi ringrazio per aver partecipato. Ci vediamo venerdì con un'altra live con Siracusano Rosario. E niente. Ciao a tutti!